Ciao ragazzi, buongiorno, bentornati in questo nuovo video. Oggi finalmente primo video dedicato al Natale. Sono davvero felicissima e quindi direi di iniziare con questo progetto. Il progetto di oggi è super veloce. E niente, mi è venuta questa idea così un flash, un lampo. Ho pensato che sarebbe stato utile condividerla con voi e quindi oggi andiamo a realizzare una decorazione natalizia per l'albero di Natale o comunque una decorazione natalizia, poi usatela come volete. La cosa più incredibile è che oltre ad essere un progetto super velocissimo, necessita soltanto di due cose. Una è la colla a caldo e l'altro è uno spago. Quindi direi di cominciare. Ricordatevi di lasciare un mi piace al video e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale. E niente, cominciamo. Partiamo con un unboxing perché qui dentro c'è il materiale che mi serve. Questo è un pacchetto, come vedete, di Amazon. E qui dentro troviamo. E qui dentro troviamo la mia nuova pistola di colla a caldo. Trovate il link giù che vi riporta direttamente a questa pistola che ho io, insomma. Oltre alla pistola ci sono anche 80 stick di colla e il prezzo è di 15,99 euro. Questo è il piedistallo per poggiare la colla quando non la stiamo usando. Questa è la pistola per la colla. La pistolina ha anche l'interruttore on-off, molto molto utile, non tutte le pistole a caldo ce l'hanno. E ha anche il piedistallo per poggiarlo, il pulsante per spingere la colla. La presa della corrente è una presa normale e il piedistallo funziona in questo modo: basta inserirlo su questi fori qua davanti, da questo lato, in questo modo, e così la pistola rimane in piedi da sola, molto molto utile. Questi sono gli 80 stick di colla e questo è il manuale delle istruzioni. Dal sacchetto penso che si capisca che sono un amante della colla a caldo, quindi oggi realizziamo questo progetto qua dedicato appunto alle decorazioni di Natale. Ma se vi piace l'idea di utilizzare la colla a caldo, o se siete amanti della colla a caldo anche voi, lasciatemelo scritto sotto in un commento o lasciatemi un mi piace al video in modo che io capisca se devo realizzare altri progettini con la colla a caldo, insomma. Dunque, riprendiamo la pistola. Sticks. Accendo. Nel manuale, che è in italiano, c'è scritto che impiegherà dai 3 ai 5 minuti per scaldarsi, quindi nel frattempo, ne approfittiamo per cominciare il progetto DIY. La parte iniziale che realizzerò adesso nel video non è necessaria, nel senso che si può fare anche a occhio. Però, se volete fare le decorazioni tutte della stessa grandezza, io vi consiglio di prendere un fogliettino di carta, matita e qualcosa che abbia una forma circolare in modo da realizzare semplicemente il disegno di un cerchio. Quindi non è necessaria la pallina di plastica, potete utilizzare anche una tazza. Questa è la dimensione che voglio utilizzare per realizzare le mie decorazioni di Natale. Dunque prendo la mia base, lo spago, spaghi di questo tipo, io utilizzerò questi qua che sono una versione più naturale, ispirato allo stile nordico. Però dello stesso genere ci sono anche questi cordini qui, tipo questo che è intrecciato, oppure ci sono di questo tipo qua che sono sempre fili intrecciati ma a due fili, e di questi qua ci sono tutti i colori, insomma, che desiderate. Dunque, questo è il mio disegno di riferimento. Questo è lo spago. Quello che vado a fare è piegare la punta dello spago in modo da cominciare a realizzare la spirale. State attenti a non bruciarvi con la colla a caldo. Aggiungo una sola goccia all'inizio dello spago. E piego
basta versare un po' di colla sullo spago e poi continuare ad arrotolare lo spago su se stesso, realizzando appunto la spirale. A questo punto potete utilizzare questo disegno appunto come guida. Se lo realizzate nel foglio di carta da forno andrete meglio, perché se non siete precisi la colla potrebbe incollarsi anche al foglio, mentre nel foglio di carta da forno questo non succede. Si può procedere in questo modo qua: colla, spago. Continuo in questo modo fino a quando ho ricoperto l'intera superficie del cerchio che ho disegnato. Dunque, ho finito, una volta arrivati all'ultimo giro, creo un cerchio con la coda, io lo voglio molto molto piccolo, e poi lo fisso nell'incrocio e continuo l'ultimo giro di corda. Torno il punto in cui ho realizzato l'occhiello e taglio lo spago qua in modo che finisca esattamente dietro l'occhiello. Voilà. Quindi incollo la parte finale dietro l'occhiello. Sempre per rimanere in tema stile nordico, ho pensato di decorarlo con dei colori naturali e un po' di rosso. Quindi parto realizzando un fiocco che vado a chiudere con il nastro rosso. Dunque, fiocchettino creato, vado ad incollarlo dove ho incollato l'ultima parte dello spago, in modo da coprirlo. Verso una bella goccia di colla e anche il mio fiocchetto. Ecco qua la mia decorazione finita, potete decorarla come volete, aggiungerci per esempio anche dei glitter, dei disegni. In base alle decorazioni il risultato avrà uno stile diverso. Io appunto ho scelto uno stile abbastanza nordico, però aggiungendo un tocco di rosso, perché un po' di rosso è d'obbligo secondo me a Natale, anche se forse un pochino io ho esagerato. Ne ho realizzato anche un'altra per mostrarvi la differenza. Questa qui l'ho realizzata nei toni del rosa e oro. Ho aggiunto un fiocco panna e un piccolo fiorellino per fissare il nastro. Vi ricordo che trovate giù nell'info box il link per trovare la stessa identica pistola che ho utilizzato io per questo progetto DIY. E niente, condividete con me il vostro risultato, ricordatevi di lasciare un mi piace al video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!